Grazie. Buonasera a tutti. Allora, presentiamo stasera dei cenni sulla nuova malattia da coronavirus, per quel poco che ne sappiamo, ovviamente. Allora, intanto partiamo con quello che è successo nella regione, cioè cosa ha fatto la regione Lazio. Se voi andate sul sito della regione Lazio, troverete in primo piano le decisioni prese con degli allegati che vi invito a leggerli perché sono a cura dello Spallanzani, sono fatti benissimo. Io ho partecipato a un convegno fatto dal professor Ippolito e dal suo staff. Tutto ciò che hanno detto è tutto documentato, è tutto ovviamente ma presentato in maniera eccellente, quindi vi darà ulteriori informazioni. E insieme a questo troverete anche, come vedete, canale sanitario USMAF, che vi prego anche questo di andare a vedere, ma non perché noi facciamo parte dell'USMAF, ma semplicemente perché vi spiega, ci spiega come si comportano le autorità aeroportuali nel caso che ci sia. Tra l'altro, guardate che il numero di passeggeri, 50 milioni di passeggeri, quindi non è uno scherzo. E quindi qual è la procedura in caso di arrivo di un aereo? Perché insomma qua più che con un aereo non possono arrivare. Insomma, quindi se a bordo c'è un passeggero con una strana sintomatologia, loro hanno una procedura, come vedete. Guardate cosa, cioè qui non è che si va secondo me a opinioni, quello che vi dicevo, qui si va secondo procedure standard ben precise che non si discutono, quindi è chiaro che loro faranno poi in fretta in base all'allerta di un aereo che segnala che un passeggero a bordo sta male o cose del genere, immediatamente dalla cabina dell'aereo alla torre di controllo viene avvisato tutto il sistema, che quindi entra immediatamente in attività. E allora sotto l'aereo comincia ad arrivare un sacco di gente, le ambulanze protette, il caposcalo, i dottori e tutti quanti. E quindi vi dice un po' tutto quello che loro fanno. Non è di poco conto e vi assicuro che è uno sforzo da parte loro notevolissimo, perché tra l'altro ci devono andare bardati in quella maniera che poi vi farò vedere, dove poverini, insomma, è una camera, non respirano quando sono bardati. Comunque loro ci hanno tutto sotto bordo, immediatamente il caso eventuale viene preso, c'è un canale particolare con delle sale di isolamento, addirittura delle vie d'uscita che non... dove il flusso insomma è assolutamente separato da tutti gli altri passeggeri.
passeggeri hanno questo sistema di termocamera a distanza, che quindi, come vedete, qui c'è l'indicatore della febbre, se uno ha la febbre lo si individua immediatamente con questo sistema. Dopodiché questo è il trasporto in biocontenimento e viene immediatamente trasferito negli ospedali di riferimento, che in questo caso è lo Spallanzani. E quindi questo era, poi ve lo vedete con comodo, mi premeva solamente dirvi che qua abbiamo un sistema d'allerta che funziona. È ovvio che qualcosa sfuggirà, probabilmente, però è altrettanto ovvio che dobbiamo essere consapevoli che c'è un sistema allertato al 100%, e questo non è da poco. Allora, qual è il problema reale di tutta sta roba? È questa piramide che ha pubblicato l'altro giorno New England, dove praticamente dice: ma noi forse abbiamo una capacità di isolare e contenere i casi che arrivano all'osservazione, i casi severi, i casi fatali, no? Ok, quelli inevitabilmente vanno a finire in un ospedale, ma quanto sappiamo dell'estensione con persone che presentano un quadro di media intensità, bassa intensità o addirittura sono asintomatici? Perché anche qua sembra esserci un problema, che ci siano delle persone asintomatiche. E allora, l'asintomatico è un rischio o no? Domanda. Quindi, sempre il NEM cosa dice? Che capacità abbiamo di contenere questo enorme mondo? Qual è la percentuale delle persone infette? Qual è la percentuale di chi chiede l'assistenza sanitaria e che tipo di assistenza sanitaria chiede? Quindi un malato dove va? Quanto è diffuso il virus? Qual è il serbatoio del virus? Anche qui questo, tutte domande dove ancora non è che ci sono delle risposte, no? I serpenti, tutto chiacchiere. Allora, questa è un po' di storia, come è iniziata sta cosa? Allora, sta cosa ufficialmente è iniziata il 30 e il 31 per il gap di fuso orario che abbiamo, no? Quindi il 31 dicembre con questa commissione di Wuhan, commissione sanitaria, dà questa informativa all'OMS dicendo appunto che ha un focolaio di 27 casi di polmonite ad eziologia sconosciuta. Qui mi permetto di fare un inciso, perché immediatamente la commissione ha mandato un'equipe a studiare il fenomeno. Secondo voi un'equipe si muove per 27 casi di polmonite? Non lo so, questo è un primo dubbio. Beh, insomma, un focolaio un po' piccolo per mandare subito un'equipe, quindi questo cosa fa pensare un po' a tutti? Che ci fosse già uno stato, però questo abbiamo detto, ci dobbiamo reggere sulle cose scientifiche, quindi ho peccato io per primo. Allora, la gente sembra essere appunto questo nuovo coronavirus, probabilmente parte dai pipistrelli o da mammiferi, apparentemente sembra essere così. Sapete che i coronavirus sono anche quelli del banale raffreddore, ma sono stati anche quelli della SARS o della MERS in Arabia Saudita, che poi è originata in Giordania. La fonte quale può essere? Può essere questo mercato ittico? Può essere nel mercato ittico, in una zona un po' precisa, dove si vendevano anche però animali selvatici, e quindi un mercato illegale, perché voi sapete che dall'epoca della SARS tutto il commercio di animali vivi o selvatici era vietato, ma in realtà è continuato, come è reso ormai evidente. Comunque sia, siccome appunto sembrava che in questa parte di questo mercato è stato chiuso il 1° gennaio, vabbè, qui è stato chiuso, vabbè, passa questa prima settimana dove non arrivano segni particolari di allarme.
Dopodiché l'8, il 9, la Cina annuncia al mondo la sequenza genica del virus. All'epoca, al 9 gennaio, c'erano 77 malati, quindi da 27, che poi erano diventati 41, va bene, poi sono diventati 77. Vabbè, alcuni erano in condizioni critiche, però non c'erano stati decessi. Quindi sembrava che, insomma, tutto fosse abbastanza tranquillo e che non ci fosse soprattutto la trasmissione da uomo a uomo. Quello sembrava, quindi un particolare allerta non c'era. Però continuano a passare i giorni, poi vi farò vedere un'altra diapositiva in cui vediamo che man mano questi numeri crescono, si iniziano con qualche decesso, cose del genere. E il 20 gennaio, infatti, questo signor Zhong Nanshan, che è stato uno degli scienziati che ha lavorato di più sulla SARS, quindi è un esperto, è una persona competente, cose del genere, dice che la Cina, dopo che nei 2 giorni precedenti, che erano, se non mi sbaglio, il 15, 16, 17, una cosa del genere, gennaio, aveva comunicato all'OMS che c'erano stati 139 nuovi casi e quindi cominciavano, come dire, a essere allarmati. E allora Zhong ci dice che anche la trasmissione si comincia a pensare che sia uomo-uomo e non più direttamente da fonte di animali selvatici, perché 14 medici, che poi sono diventati 16, e uno poi è morto, questi medici si erano infettati a quanto pare con un'unica persona malata, con un'unica, e di conseguenza è evidente che c'era una trasmissione uomo-uomo, più evidente di così. Secondo Zhong, questo coronavirus è meno patogeno di altri della SARS, con cui ha degli aspetti simili, almeno dal punto di vista della sequenza genica, però è tutto da vedere se sarà così. Questo l'ha detto il 20 gennaio. Già oggi non lo so cosa direbbe. Dico così perché Zhong ha detto che non rilascerà più interviste. E vabbè. E questo è in parte adesso quello che vi dico, che ha presentato lo Spallanzani. Questo è il dottor Vairo, che è un epidemiologo, dove ci ha ripresentato le stesse domande su per giù che vi avevo fatto vedere anche prima, e che chiaramente sono tutte le domande a cui la scienza dovrà dare risposta. Per esempio, non c'è un vaccino, no? È evidente che non c'è un vaccino, anzi è già un miracolo avere la sequenza genica del virus, perché praticamente per la SARS ci hanno voluti 6 mesi, vi ricordo, prima di avere qualche idea su cosa fosse il virus, eccetera, eccetera. Oggi ci è voluto, in meno di un mese abbiamo moltissime informazioni, quindi per fortuna che c'è questo avanzamento innovativo. Però anche a fronte di questo e a fronte di alcune affermazioni, un vaccino potrebbe essere pronto in 3 mesi, beh, un vaccino in 3 mesi dubito che si possa assolutamente fare. Qui ancora vanno capite tante cose, dopodiché si deve mettere in moto tutta una macchina e minimo minimo, ma minimo ci vorrà un anno. 9 mesi, se, pensando, come dire, a quando abbiamo avuto la suina, ci vollero 9 mesi, però si stava parlando di influenza e c'era già una piattaforma scientifica. C'era anche una base, come dire, universale di un vaccino, no? Ti ricordi? Quindi il Focetra, se ve lo ricordate, aveva delle caratteristiche, come dire, un po' universali. E quindi vaccino. Esistono farmaci? Allo stato no, si stanno studiando tutti i farmaci, stanno vendendo tutti, stanno provando anche le terapie dei farmaci antivirali per l'AIDS, li stanno sperimentando tutti. Terapia antibiotica di supporto, perché se no non farebbe niente al virus, no, quindi come vedete non è che ci sono fattori predisponenti, senza dubbio le malattie croniche,
perché praticamente vedremo che l'età mediana è molto alta. Quindi i malati critici sono tutti malati con comorbidità, poi lo vediamo. L'analogia con gli altri virus, va bene, SARS e MERS, l'abbiamo detto, sono quindi beta coronavirus e ha il 70% di omologia col virus della SARS. Vabbè, questo ve l'ho detto. Ecco, questa era la situazione che c'era intorno qua, il 23, il 23, il 23, sono solo 5 giorni fa, 5, è terribile. 571 casi, 95 erano malati in maniera critica, quindi praticamente si era ricavato che grosso modo il 16% era malato grave, il 5% era critico e il 4% era destinato al decesso. Questo in data 23. Adesso, se Gian Piero mi aiuta un attimo, vi faccio immediatamente vedere. No, Gian Piero, ce la faccio da sola. Vi faccio vedere quanti sono adesso, in diretta. 4.690. E considerate che questo è fermo per i fusi orari a stamattina. Quindi domani mattina il film qui è già cambiato, 4.690, 106, ma ce n'è stato un morto un paio d'ore fa, è andato sulle cose, e quindi adesso già sono 107. Questa è la situazione, come vedete, in 5 giorni. Quel sito poi magari, se ne prendete nota, oppure lo manderemo in qualche maniera. Lo mettiamo nel bollettino, perfetto, La vabbè. pagina che ci abbiamo. Sì, vabbè. Ok. L'avete ricevuta tutti la pagina che abbiamo fatto. Allora, La rimando un'altra volta. rimandala, sì. Allora, l'incubazione, anche qui prendiamo le cose con un po' di buon senso, perché sembrerebbe plausibile un periodo di incubazione dai 2 ai 14 giorni, però per esempio in un caso si erano contatti circa 20 giorni, altrimenti si è registrato un caso anche di 2 giorni, si è registrato il caso di un bambino che era positivo al test, però era asintomatico. E quindi che dire? Ah, quindi come vedete ce ne sono di cose da capire. E infatti anche lo Spallanzani lo dice, la conoscenza è ancora molto limitata, che non conosciamo davvero quasi nulla. Una delle poche cose che sembrerebbe anche qui abbastanza consolidata potrebbe essere il tasso d'attacco, l'R0 che vedete l'ultima riga giù, tra 1 e 4 e 2 e 5. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni individuo infetto può infettare 1 e 4 o 2,5 persone. Tenete presente il tasso dell'influenza mediamente di 1, un po' più di 1 a seconda della virulenza del virus. Però il tasso d'attacco mediamente è quello. Quindi qua già è quasi doppio. Quindi anche qui è tutto da vedere, perché qua ci si sta basando sui numeri che ci sta dando la Cina, numeri che possono essere cambiati, il tasso d'attacco potrebbe cambiare. Più sono le persone infette, più cambia il tasso d'attacco. Di conseguenza, anche questo è da prendere davvero con grano salis. L'Lancet l'altro giorno, veramente l'altro giorno, mi pare giovedì o venerdì, ha tirato fuori uno studio sui 41 casi che erano stati esaminati a dicembre, no? Quando c'erano quei 27 casi di polmonite, poi diventati 41. E ha studiato un po' la fonte. Io vi voglio solo segnalare che prima sapevamo che era iniziata intorno al 12, cioè qua, mentre invece sembra che sia iniziata il 1° dicembre, e quindi chissà se qualcosa c'era anche prima novembre,
Ed è il primo rigo, se lo vedete, il primo dicembre. Questo è in blu perché non aveva avuto nessun contatto col mercato ittico, ma proprio nessuno. E quindi questo come se l'è presa? Boh, mistero di questo primo caso, anche perché non si hanno i dati di questo primo caso, perlomeno i ricercatori che hanno fatto lo studio non ci dicono nulla su questo primo caso, quindi non sappiamo se è vivo, se è morto, se è stato sottoposto a un questionario, se gli hanno detto... Ma da dove sei stato? Venivi da qualche... Non si sa nulla, si sa solo che non l'ha presa al mercato ittico. E come vedete, è vero che dopo in rosso è tutto mercato ittico, ma è anche vero che c'era gente che non l'aveva presa al mercato ittico. Quindi vuol dire che c'era già trasmissione interumana, vuol dire che da qualche parte se l'erano presi questi. Ecco, la Cina ha fatto una risposta che va bene, l'avete letto sui giornali, quindi una risposta che per essere... Cioè, ma qual è la regione? Allora, immaginatevi se l'Italia fosse oggi messa in quarantena tutta. Significherebbe il commercio, va giù tutto, no? Vanno giù le borse, va giù il commercio, vanno giù i mercati, va giù tutto. Hanno avuto il coraggio di quarantenare regioni intere, in pratica 50 e passa milioni di abitanti sono sotto quarantena. Quindi immaginatevi che sforzo drammatico sta facendo la Cina, questo tanto di cappello. Un po' mi preoccupa perché la dimensione è così grande che non mi riesco a immaginare che tipo di realtà ci possa essere, veramente, questo è abbastanza... Però lo sforzo indubbiamente lo sta facendo, questo è poco, ma sicuro. E quindi ha immediatamente, prima una città, Wuhan, dove appunto c'era questo mercato ittico, quindi chiusura di tutto, prolungamento delle feste del loro Capodanno. In un certo senso, meno male che c'erano anche tutto chiuso, scuole, cose per questo Capodanno, in modo che almeno sia un periodo, no? Per poter studiare la cosa. Questo periodo, tra l'altro, la Cina l'ha ulteriormente prolungato a febbraio, quindi le scuole chissà quando riapriranno, eccetera, eccetera. Ma quindi immaginate cosa significa trasporti pubblici, niente. L'altro giorno, Wuhan, anche il trasporto individuale, quindi niente più macchine, niente, niente, tutti chiusi in casa. Immaginate cosa significa. Boh, supermercati quasi vuoti. Insomma, la Cina sta affrontando veramente una cosa terrificante. Poi il 25 gennaio anche Pechino ci riporta il primo caso senza cronologia di contatti a Wuhan, nella provincia dell'Hubei. Quindi, questo signore come si sarà ammalato? Ma tanto per farvi capire come a volte ci si può ammalare, sempre Pechino ci dice: si sono ammalati tre medici. Ok, allora cosa era successo? Wang era andato nello Wuhan per un viaggio d'affari. Ok, e ha sviluppato la malattia e si è ricoverato il 20. Lu Mu era andato anche lui a Wuhan, era tornato a Pechino, il 14 aveva iniziato con i sintomi della febbre, va bene, anche lui poi il 20 ricoverato, polmonite. Yan invece aveva viaggiato a Yilin Changchun, ora non immaginate che io capisco, ma mi sono studiata la geografia perché se no non capisci, no? Questo dice, vabbè, anche questo sarà stato là. No! Questa è una provincia interamente del nord, sopra Pechino, dove non c'era manco un caso, non c'era niente lì. Quindi lui è vero che ha viaggiato lì ai primi di gennaio, però poi tutti questi medici erano stati insieme a una riunione, i 14, e i 14 chi c'era malato, che con la febbre? Lu Mu, che aveva viaggiato in Wuhan. Ok, e allora anche Yan se l'è beccata. E quindi non da un viaggio, ma... Nella riunione con gliela passata il collega. Quindi vedete a volte come
come è importante, questo ve lo dico perché è importante sapere da dove uno viene, questo tenetelo a mente per quanto poi vedremo nella circolare, perché è importantissimo sapere da dove si viene. Questo, se volete, poi vi copiate, è un sito che ci fa vedere grosso modo i tassi d'attacco delle diverse malattie. E quindi, come vedete, mentre il morbillo c'ha un tasso d'attacco molto alto, tra 7 e 8, è molto alto, quindi ogni malato di morbillo ne contagia come minimo 7, e l'influenza invece sta a 1, vedete qua, quindi basso tasso d'attacco. Il coronavirus sta invece qua, lo vedete, no? Quindi un tasso d'attacco intorno a 2. E questo è carino perché vi dà un po', quando voi ci andate, questa scorre, insomma, voi cliccando sopra vedete un sacco di cose. Quindi vi consiglierei di andare anche a dare un'occhiata. Ecco, guardate, questa è la cronologia di cui in parte un po' vi ho accennato, quindi adesso non è che ve la rifaccio tutta, però vedete come si parte a dicembre e poi man mano, ecco, il 10 iniziano per esempio le segnalazioni dei decessi, poi l'11 e poi tutti i giorni andando in crescita. Il periodo fino, diciamo, al 20, come vedete, è stato un periodo di incertezza, non si capiva dove stava andando. Il 20 è stato evidente, noi, ecco, la settimana dopo ci troviamo e ne stiamo a parlare, fino al 20 ignoravamo praticamente il coso. Il 25 Pechino ha chiuso le navette che dall'aeroporto di Pechino portava alle 7-8 province più importanti. Quindi quando lì parliamo di provincia non è parliamo di Frosinone o di Viterbo, qui stiamo parlando di province lontane migliaia di chilometri, chi a monte, chi al mare, quindi cioè, è una cosa veramente impressionante. E il 23 Wuhan, come vi dicevo, ha chiuso tutto, stazioni ferroviarie, eccetera eccetera. Vabbè. Poi qui, se lo leggerete poi con calma, ci sono tutte le notizie un pochino più nel dettaglio. E questo è appunto quello che c'era il 25. Non si vede però, come mai? Boh. No, si vede. No, non si vede perché, non so perché. Lo vedo. Si vede? Vabbè, questo, no, lo so però, non si vedono i numeri là. Non si vedono perché. Vabbè, ma questa era del 23, mi pare, o del 25. Come vedete, no? I pallini, insomma, più o meno è. Potete vedere la salita esponenziale. I morti però qui erano una quarantina. E invece, dopo 2 giorni, già vedete com'è. Si è espanso e poi l'abbiamo visto in diretta, quante erano? 4.670 adesso, no? E 106-107 morti. Quindi questo è un sito che vi dà immediatamente la situazione sotto mano e vi pregherei di, quando poi Gian Piero vi manderà il potuto, di consultarla, perché se un paziente vi dice sono venuto da Taiwan o sono venuto da Singapore o sono venuto dalla provincia della Mongolia, beh, voi avete già un'idea di che cosa c'è da quelle parti. Se vi dice Wuhan, se, qualsiasi cosa vi dice, voi con la mappa siete in grado di capire l'importanza di quel viaggio. Un altro sito che vi consiglio caldamente di andare a vedere, questo lo raccomandava anche il professor Ippolito l'altro giorno al convegno, è prometmail.org, che è un sito della Società Internazionale delle Malattie Infettive, che è aggiornato sempre ottimamente e vi dà il punto esatto della situazione.
perché riporta solo siti accreditati, qualche volta fa anche dei bei commenti da parte dei moderatori, insomma, di chi segue il loro sito, e anche qui vi dà una mappa dove voi cliccandoci sopra, ma qui ovviamente non lo fa, ma cliccandoci sopra vi dice in ogni paese che malattia c'è. Molto bello, molto, molto ben fatto, un punto di riferimento un po' per tutti. Vabbè, allora, stando così le cose, il 24 cominciano a cercare più medici perché gli ospedali non ce la facevano più. E quindi gli hanno mandato, il 24 gli hanno mandato 450 medici militari e 1200 medici volontari provenienti da tutto. Stamattina ne hanno mandato altri 2000. Quindi li hanno mandato gli hanno mandato volontari. Quindi, come vedete, in pochi giorni li hanno mandato circa 4.000 medici li hanno mandati nel Wuhan. Quindi è una cosa che fa pensare. D'altronde i medici che hanno iniziato il 20 a battagliare sono pure rimasti confinati in ospedale perché manco a casa potevano più tornare, perché nel frattempo col trasporto pubblico off e anche la guida del proprio autoveicolo, quelli manco a casa sono potuti tornare. Questo è il medico che è morto, quella è l'infermiera o medico, non so, distrutta, che si addormenta così. Quella è una, questa è, non so se si vede bene. Sì, è un muro di terra per impedire il passaggio delle macchine, quindi per evitare che la gente scappi dalle città. Questa è una squadra di emergenza per strada. Questo è un pronto soccorso, come vedete, stracolmo. Quindi, queste sono le principali reti chiuse delle strade interprovinciali. Quindi, come vedete, è uno sforzo veramente che non riesco a pensare. Io penso che solo la Cina possa fare uno sforzo del genere. Noi non credo, non credo. Vabbè, comunque sia. In quei giorni l'OMS decide che non è il caso di dare un'allerta globale e quindi continua a dire che è un problema, insomma, limitato alla Cina, i casi di importazione sono ancora limitatissimi e quindi ha ritenuto di dover procedere con la necessaria cautela. Ha parlato anche di un rischio moderato, basso. Mo ieri è andato a parlare il presidente dell'OMS, è andato a Pechino, non lo so che cosa è, penso che domani avremo, o stasera o domani, abbiamo qualche comunicato anche da parte dell'OMS. È arrivato? Elevato. Invece, per esempio, devono fare un'allerta globale, ormai penso che non ci siano scelte. Invece l'SDC europeo, quindi l'ente europeo di vigilanza sulle malattie infettive, già da qualche giorno che dice il potenziale impatto è elevato, il potenziale è probabile un'ulteriore diffusione globale, c'è una moderata probabilità per i viaggiatori di infezione per i viaggiatori nostri che vadano lì, e quindi ha sconsigliato di andare, a meno di non avere cose di un'importanza fondamentale. Esiste un'elevata probabilità di importazione dei casi, però dice anche, vabbè, se facciamo le cose per bene, se tutti gli stati europei si adeguano a delle particolari pratiche di prevenzione, allora la probabilità di un caso
nel secondario nell'Unione Europea è basso, però la discriminante è la preparazione, quindi, che diventa fondamentale. Adesso, tanto per vedere qualcosa di i sintomi e cose del genere, questo l'ha fatto il dottor Nicastri, sempre dello Spallanzani. Lo Spallanzani ha messo il materiale, ha distribuito il materiale a tutti. Questa è una bella cosa, anche questo fa parte della trasmissione della conoscenza, no? L'importante è essere preparati. Per essere preparati, le conoscenze, più ne sappiamo tutti, più siamo preparati. Fondamentalmente sono i sintomi, ahimè, dell'influenza, no? Quindi la febbre nel 90% dei casi, la tosse secca, secca, questo è un sintomo che ci aiuterà nella, speriamo mai, la difficoltà respiratoria o il distress respiratorio, ancora peggio, e segni radiografici di infiltrati, un'intestiziopatia, avetro smerigliato, un'intestiziopatia, leucopenia e linfocitopenia comuni. Allora, ogni struttura sanitaria dovrà seguire degli algoritmi che sono assolutamente definiti. Assolutamente. Allora, vediamo. Prima di tutto il sintomo di caso. Ah, ecco qua. Coronavirus, 28 gennaio, l'OMS passa la minaccia da moderata ad alta, a un passo dall'emergenza sanitaria globale. Quindi ancora non siamo in emergenza sanitaria globale, ma più si diffondono i casi secondari all'interno dei paesi, e più è possibile che l'OMS dichiarerà anche l'emergenza. Grazie Gianpiero. Allora, la definizione di caso prima di tutto. Questo è estremamente importante, lo stresserò diverse volte, perché le cose diventano semplici se noi sappiamo cos'è un caso, la definizione di caso. Allora, se abbiamo un quadro di una sindrome respiratoria acuta in aggiunta a un viaggio, quindi un soggetto con sintomi respiratori, con difficoltà respiratorie, che abbia viaggiato a Wuhan nei 14 giorni precedenti, fino a che il medico lo vede, oppure un operatore sanitario malato che ha operato su altri malati, oppure una persona con decorso clinico insolito o inaspettato, senza tenere conto della storia di viaggio, era quella cosa che vi dicevo prima, di cui un attimo, perché questo probabilmente ci sarà una rimodulazione di questa frase, oppure il caso in cui si presenta la malattia respiratoria acuta che nei 14 giorni precedenti ci ha avuto un contatto stretto. Contatto stretto significa un familiare, un convivente, un sedere a pranzo, una festa, un compleanno, tutte quelle occasioni in cui i luoghi pubblici, il cinema, i teatri, tanto hanno chiuso anche quelli, infatti, in Cina. Comunque tutte dove c'è un assembramento di persone. Quindi contatto stretto con caso confermato da coronavirus, o con struttura sanitaria in un paese endemico, un medico o un infermiere che abbia lavorato in una struttura al di là, oppure che sia venuto in contatto con animali che possono essere gli animali serbatoio del virus, o che abbia visitato o lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan in Cina. Allora, questa è la definizione di caso della settimana scorsa. Voi capite che con l'estendersi in Cina della malattia, probabilmente tutto questo avrà bisogno di una rivisitazione, perché probabilmente anche chi, non lo so, Pechino, Mo, no, una grandissima metropoli, che succede a Pechino? E quindi voglio dire, non è che sarà solo confinato a Wuhan, probabilmente dovremmo pensare un pochino più in grande. Comunque, se ritorna da lì,
Questo è il caso. Quindi non è solo quello che ha la febbre o la tosse. No, ci deve essere una storia ben precisa alle spalle nei 14 giorni precedenti. Su questo si muove lo Spallanzani. Questi sono i siti consigliati dallo Spallanzani, Promed Mail, CIDRAP, l'OMS, il CDC e poi quella che vi ho fatto vedere con, tanto mi sa che la rivediamo, quella più scura in nero. Qual è al momento l'andamento della malattia? Allora, la febbre, la tosse, distress. E quanto sembra un'astenia notevole, notevolissima, perché si va fino all'ipotemia, fino allo shock, quindi tutti i gradi dell'astenia. L'intestiziopatia, poi in genere il 70% rimane stabile, una parte si aggrava, il 20%, e una parte proprio critica, il 5%. I decessi si aggirano sul 3-4%. Che insomma è notevole, è notevolmente alto il tasso. Più colpiti i maschi che non le femmine, non saprei dirvi perché, perché bisognerebbe capire la cultura. Le femmine sono tutte contente, oh madonna, tutte contente le femminucce, eh? Vabbè. Oh. A teatro c'erano tutte le signore, diciamo così, e perciò l'età mediana, come vedete, sono 75 anni, quindi un'età alta. Anche questo sta generando una serie infinita di domande. Il giovane è più immunocompetente, quindi il vecchio, l'anziano ha più problemi perché per il fatto dell'immunosenescenza. Probabilmente così, però in effetti, eccolo qua, le comorbidità giocano un ruolo importantissimo. Quasi tutti hanno adesso non guardate i numerini, che questi sono quel lavoro dell'Lancet fatto sui primi 41 casi, quindi è chiaro che erano 7 su 41 che avevano l'ipertensione. Sono numeri piccoli perché era piccolo il campione, però le comorbidità sono quelle, quindi dall'ipertensione al diabete, al Parkinson, insufficienza renale, molti pazienti stanno morendo infatti di insufficienza renale, probabilmente la malattia aggrava già una situazione preesistente, qualcuno muore di infarto, di miocardite, quindi verosimilmente siccome il virus attacca gli ACE2 recettori polmonari, chissà se attacca anche altri sistemi legati all'enzima angiotensina, anche questo infatti è tutto da studiare, però questo pone anche un'altra domanda. Quei signori che muoiono di miocardite o di infarto, la Cina come li sta registrando? Come infarti o come polmoniti? E non lo sappiamo. Quindi probabilmente molti decessi sono registrati, d'altronde succede anche in Italia con l'influenza, che sì, da male influenza ti aggravi, vai in ospedale e poi la diagnosi non è di influenza, no, è di infarto, scompenso cardiaco, no? Quindi può darsi che anche lì succeda questo, insomma. I sintomi d'esordio di un decesso quale può essere? La tosse, la febbre, la fanno che la debolezza, tutta roba che aumenta, dolore toracico, poi man mano letargia, vomito, incontinenza, un po' di tutto, insomma. Supporto alle funzioni vitali, cioè non è che quello che vi dicevo prima, farmaci, farmaci al momento non ce ne sono, quindi terapia antibiotica di supporto in caso di infezione secondaria, ventilazione meccanica, ossigenoterapia, terapia antivirale, solo un caso è andato in ECMO e quindi per il momento è questo, non è. Cosa deve fare un ospedale? Proteggersi ovviamente con i dispositivi di sicurezza, quindi paziente in stanza singola, medico vestito con guanti, maschere facciali, tutte cose già sapete dai tempi della SARS, e
per tutti un esempio che ha citato lo Spallanzani, che è prezioso. Nel 2003 due pazienti, due super diffusori della SARS arrivano in Canada, uno a Vancouver e uno a Toronto. A Vancouver, stanza di isolamento, medici belli vestiti e bardati, nessun caso, tutto a posto, non c'è stata diffusione secondaria. A Toronto l'hanno messo ad aspettare in una sala d'attesa comune, 330 casi. Questo per dirvi com'è importante il contenimento, è una cosa di una è fondamentale. Questa è la vestizione di quei poveri medici che quindi sopra vedete, come dire, una bardatura normale e sotto vedete invece nell'alto isolamento è tutto raddoppiato, anche con i grembiuli di sicurezza. Doppi camici, doppi guanti, occhiali, occhiali, perché un medico, tra l'altro, che aveva detto no, ma la patogenicità è bassa, dopo qualche giorno si è ammalato pure lui, e lui dice ma io avevo la mascherina, non aveva gli occhiali, quindi niente di strano, ed è, non sarebbe il primo caso, che sia passato per via congiuntivale. Ve lo segnalo perché addirittura ci potrebbe essere anche questa modalità di diffusione. Congiuntivite. Questo è un esempio dell'accesso allo Spallanzani. Allora, un paziente sta male, arriva, c'è un citofono, quindi la porta qui non è aperta a tutti, c'è un citofono, c'è al di là di un vetro un infermiere. Il paziente racconta le cose all'infermiere, l'infermiere gli fa alcune domande, fondamentalmente sono poche, che sintomi, tosse, febbre, da dove vieni? Questa fondamentalmente è la domanda chiave, in base a alla risposta di questo il paziente va in una saletta dedicata dove... che non è comune a nessun altro percorso all'interno dello Spallanzani, quindi immaginate, c'è un corridoio infatti dedicato, qui non c'entra nessun altro se non i malati di un certo tipo. Come vedete i percorsi in rosa, per esempio, tutti gli altri pazienti vanno in certi spazi, in rosso e in blu vedete il percorso in blu del reparto ospedaliero dei malati gravi, dei malati, e in rosso il percorso dei parenti o dei visitatori, completamente separato dal resto dell'ospedale, quindi percorsi molto rigidi, ma d'altronde così devono fare. Quindi questo ve l'ho già detto praticamente. Allora, il collega dello Spallanzani, mi piace riportarlo, il dottor Nicastri, ha detto che sua nonna, come anche le nostre, se vi ricordate, ci diceva ma la febbre ti fa crescere. No, questo è nella memoria comune, penso, di tutti noi. Allora anche lui ha detto succede così anche al sistema sanitario nazionale, si cresce in esperienza. D'altronde lo SARS, lo Spallanzani ha una grande esperienza sia ai tempi della SARS, ma poi l'Ebola, no? Anche l'Ebola. Ebola, no? Quindi ha una grande esperienza, veramente una grande esperienza, tanto di capello. E cosa altro dice? Appunto, sono necessari spazi dedicati sia per l'attesa che per la visita, isolati, ci deve essere l'igiene delle mani, le mascherine, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e soprattutto appunto 5 domande semplici: c'è la febbre, c'è la tosse, c'hai affanno, da dove vieni, dove vai, unde venis, quo vadis, ha detto il collega con questa bella rappresentazione. Ma la stessa cosa dice anche Simit, no? Le stesse cose, cioè le domande sono quelle, se si risponde positivamente a tutte le domande, allora vediamo che cosa ci dice di fare la Regione Lazio. Allora, queste sono le indicazioni date il venerdì scorso, quindi oggi è martedì, 3-4 giorni fa.
Allora, la definizione di caso è quella che vi ho detto. Quindi, qualsiasi persona che si rivolga al sistema sanitario regionale, quindi non è che ha detto in ospedale, soccorso, ha detto al sistema sanitario regionale, di cui tutti noi facciamo parte. Riportando febbre, sintomi respiratori associati a una storia di soggiorno nell'Hubei, quindi Wuhan, nei 14 giorni precedenti, oppure un contatto stretto con un caso confermato, oppure che abbia avuto accesso a un ospedale in un paese in cui ci sono infezioni da coronavirus, bene, in questi casi il medico deve contattare lo spallanzani e mettersi d'accordo per la gestione del caso. Oh, tranquillo, tranquillo. Vabbè, poi ve la leggete nel dettaglio. Qui c'è un numero di telefono, vedete lo 06 55 17 01 che lo Spallanzani ha messo a disposizione del medico per la valutazione, la consulenza e per concordare le modalità. Allora, questo è quello che riguarda noi. Ovviamente non è che noi dobbiamo visitare quel paziente. Allora, io mi auguro che anche qua, anche la popolazione venga resa un po' edotta. Se tu hai una storia di viaggio, tu devi stare a casa, telefonare al medico e dire: c'ho la febbre, c'ho la tosse e sto venendo da qui e da là. Il medico a quel punto chiama, se c'è una storia di viaggio, chiama lo Spallanzani, dice: c'ho un paziente con febbre, tosse, difficoltà respiratoria che viene dalla Cina. Bene, l'operatore lo Spallanzani provvederà in quel caso a capire meglio la storia, inizia quindi il percorso di gestione di questo paziente. Se la situazione lo richiede, lo Spallanzani andrà a prendere questo paziente con l'ambulanza dedicata, il contenimento, tutte le cose e con le opportune procedure lo trasporta allo Spallanzani. La stessa cosa dovranno fare gli ospedali, quindi tutti quanti dovranno fare riferimento allo Spallanzani. È inevitabile perché questa non è una cosa che si possa trattare così. Quello che poi noi dovremmo fare è segnalare alla ASL, che abbiamo, visto o sentito, forse meglio dire, un caso con quelle caratteristiche, eccetera, eccetera, e dovremmo aiutare la ASL nel ricercare i contatti. Cioè, questo signore o signora vive solo, vive in compagnia di chi, ha viaggiato con chi, col marito, la sorella, con il fidanzato, insomma, tutte le cose necessarie che possono servire per identificare quanto prima tutta la filiera. La stessa cosa farà l'ARS 118, dove l'operatore sarà addestrato a fare un triage telefonico e anche lui quindi domanderà: da dove viene? Poi c'è l'altro problema dell'isolamento domiciliare, fiduciario, non coatto, fiduciario. Quindi voglio dire, una persona che dice: ma vabbè, io sono stato su un aereo, a parte il fatto che chi sta sull'aereo già viene screenato, quindi, ma voglio dire, nella vita sono tante le cose strane, no? Per cui uno ci potrebbe dire, ci potrebbe venire a raccontare una storia, qualunque sia, immaginatevela, per cui ha il sospetto di essere entrato in contatto con un malato o con un sedicente malato. Ecco, in quel caso, come possiamo aiutare? Probabilmente dicendo: vabbè, vediamo come evolve la situazione, stai a casa, vediamo, allertiamo l'ASL, l'ASL tramite il Dipartimento di Prevenzione sorveglierà questo sospetto contatto, quindi non so, valuterà la temperatura, le altre condizioni, se sta bene, se aumentano i sintomi, quello che succede, e poi si prenderà insieme allo Spallanzani una decisione anche su questo caso. Quindi tenete presente però che sono tutte cose che
sicuramente andranno a delle revisioni per forza di cose. Poi vabbè, la ASL provvede ad avvisare i Seresmi provvede ad avvisare il ministero, e vabbè, c'è tutta la filiera. Un ruolo importante comunque lo svolge la ASL. Vabbè, fondamentalmente quindi è questo che dice la circolare, vi prego di leggervela. E questo è, per chiudere, un aereo che è arrivato a Milano l'altro giorno, dove vedete che le misure di sicurezza in Italia sono già in atto. Questa è una squadra, non so se sì, si vede, è una squadra del personale addestrato appunto dell'USMAF, che sale su tutti gli aerei che vengono dalla Cina, screena tutti i passeggeri, raccoglie le informazioni su dei questionari, e i pazienti tutti devono indicare da dove vengono, con chi stanno viaggiando, quanti sono, marito, moglie, tre figli, marita, suocera, eccetera eccetera, quindi come dire un po' tutte, numeri di telefono, dove stanno andando, in modo che siano anche reperibili, dove stanno, e quindi come vedete lo sforzo anche qui è notevole. Infatti questo signore dice che le autorità italiane sembrano non voler dare alcuna chance al virus del coronavirus, insomma anche il ministro lo dice, e noi tutti siamo fiduciosi in questa battaglia. No, perché è spartita. No, dicevo, per fare le domande col microfono, io intanto te lo do, io avevo un attimo una domanda, ce l'ho io, visto che me la assolvo subito, ti do intanto il microfono. Una precisazione che ho letto nel pomeriggio, che in Germania già c'è uno che non ha avuto contatti con nessun cinese, che non è stato nemmeno nel Guangdong, quindi non... In Germania è interessante, si assomiglia alla storia del Giappone. Anche il Giappone ha avuto un caso, è perché era un autista di autobus che portava in giro i turisti, e ha portato in giro per diverse settimane, per due settimane mi sembra, diverse volte al giorno, questi gruppi che provenivano proprio da Wuhan, e quindi l'autista giapponese. In Germania era un signore di questa casa automobilistica, me la so scordata come si chiama, che ha contatti con la Cina, e quindi era venuta una signora dalla Cina a visitare la fabbrica automobilistica, l'hai letto, e poi uno di questi signori tedesco si è ammalato, ha avuto un contatto in pratica. Maria, no, la domanda era questa qua. Allora, intanto se facevi un po' più il punto sulla questione dell'incubazione della malattia, e poi un'altra cosa, si può dire che una dei discriminanti, perché siccome adesso è che vengono dalla Cina, se poi per caso poi c'è un contatto inter, non vengono più dalla Cina, cioè che dal momento in cui ci stanno i problemi respiratori, no? E al momento in cui ci sono i problemi polmonari passa un lasso di tempo brevissimo rispetto all'influenza normale, che ci mette magari 7 giorni. È possibile questo? Allora, l'incubazione va dai 2 ai 14 giorni. Mediamente sono 7-10, questo è il periodo più o meno come media dell'incubazione. Mi dirai che durante l'incubazione puoi essere portatore, perché puoi aver sviluppato in questi 10 giorni la malattia ma essere asintomatico, e questo senza dubbio genera un problema. Qual era l'altra domanda, Gianpiero? Che questa è l'incubazione, e questa è possiamo dire che è molto rapida dal punto di vista che dal momento in cui hai i primi problemi respiratori alla polmonite passa un tempo brevissimo. Sì, in qualche caso sono passati uno o due giorni, mentre normalmente passano quei appunto 5, 6, 7, 10 giorni in linea di massima. Tutto ancora da vedere, eh. Diciamo, a Roma praticamente ci sono diverse zone che hanno un'elevata densità di polmoniti, e quindi in queste zone praticamente entrare in contatto con persone cinesi che si sono mosse è parecchio facile.
perché ci sono tanti negozi, tante. Allora, il fatto che siano soltanto andati a Wuhan non è, secondo me, una discriminante. No, per il momento sì, perché però... il cinese che è integrato qua è come me, come lui, come tutti, no? Spesso in Cina, questo è il problema. Se non ha viaggiato, non c'è nessun problema. Se ha viaggiato, te lo deve dire, te lo deve dire. E allora, anche qui poi interverremo col buon senso, mi auguro, sempre la domanda chiave: da dove vieni? Certo. Da dove vieni? Dove sei e andato? Questo possibilmente anche per telefono, certo. No? Certo. Ti chiamano a casa, c'ho la febbre, da dove vieni? Una domanda banale banale, perché se tu hai il sospetto di una storia di viaggio, tu hai una procedura da seguire. Certo. Che non dobbiamo inventarci, no, quindi non è che domani mattina mo tutti abbiamo la mascherina facciale o gli occhiali. No, significano fare 4 domande. C'è la febbre, c'è la tosse, c'è la difficoltà respiratoria, da dove sei venuto? Sì, questo, certo. Queste sono le nostre mascherine al momento. Qualche studio purtroppo ci gira voce che già stanno girando mascherine, ecco. Cerchiamo un per po' esempio, de... vi posso dire questo, qualche che segnalazione nella zona di Roma, per esempio nella zona di Roma Centro noi abbiamo un collega che parla cinese, lui c'ha 800 cinesi, 1000 cinesi, per cui nel caso si da Piazza Vittorio, ma il problema è che i cinesi c'hanno una motilità enorme, capito? Continuamente io vado 3 mesi in Cina, ritorno, rivado, ricordo che continuo. Quindi chiaramente certo. Un soggetto però come tieni anche che, presente che c'è 800 cinesi. Certo, per carità, ma tieni anche presente che come arrivano all'aeroporto, ti ripeto, sono già screenati. Sono già screenati. Esiste il rischio remoto. Per il momento è remoto. Però questo oggi vale così, domani Giampiero infatti mi aveva detto vabbè, ma domani che ci sono casi secondari anche in altre regioni, allora anche gli Stati Uniti o la Francia ce l'abbiamo dietro casa, se non riesce la Francia a contenere il problema è, me lo pongo anche con francese, non è che me lo devo porre solo con il cinese, cioè allo stato dell'arte io problemi non me ne devo porre con nessuno, salvo fare 4 domande. Punto allo stato attuale. Poi vediamo come le cose evolvono e ogni giorno ci daremo gli aggiornamenti. Scusa Maria, una cosa, mi sembra di aver letto che esistono anche malati asintomatici. Sì, certo, sì. L'Ancet l'ha detto, esistono, sì certo, l'ho detto prima, esistono delle persone, ma infatti non... Quello che non sappiamo è la base, cioè per avere dei casi fatali o critici, no, non è che nascono asilo così dritti che nascono già fatali, no, è a piramide sempre, no? Una malattia infettiva è a piramide. Allora, la cima di questo iceberg, che base ha? È la base di chi è portatore senza saperlo, quello sta benissimo, quindi quello viaggia, quello parla, quello dice, il problema è che fino a che non diamo una risposta anche a questo, quanta, per esempio l'altra domanda chiave, ok, è asintomatico, e che rischio di infettività c'ha questo? Quant'è la percentuale dell'infettività di un asintomatico? Non sappiamo la risposta. Io volevo dire, lo screening aeroportuale, che comunque naturalmente è una cosa importantissima, ma credo possano sfuggire tantissime persone, perché se uno viene dalla Cina e si è infettato il giorno prima, per esempio, poi viene qui, passa il controllo aeroportuale e sta bene, e dopo va nei territori e diciamo, diventa... Sì, collega, la tua è una domanda assolutamente corretta e sensatissima, nel senso che una persona magari sta incubando, non c'è alcun segno, ma perché infatti negli aeroporti raccolgono il questionario? Proprio perché poi si fa il conto dei giorni,
Quindi sì, quella persona può sfuggirti oggi, ma domani, se si sente male, quella persona era stata tracciata, quindi si riesce immediatamente a trovare la persona, a trovare tutti i suoi contatti e quindi a isolare. Lo so, se diventano migliaia su migliaia su migliaia, non trovi più niente, allora va bene, dai, ci faremo segno della croce. No, ma guarda, io da un lato sono ottimista, però, perché penso, facciamo l'esempio della suina, no? L'H1N1, non è che ha fatto i morti, in Messico, negli Stati Uniti, ha fatto i morti nel 2009, qui non è mica una cosa da scherzo, e vi ricordate anche come progrediva rapidamente. Poi cos'è successo? Che pure i virus mica sono scemi, se ci ammazzano muoiono pure loro, Quindi in genere, specialmente anche per il coronavirus, c'è una sorta di adattamento. Pensate banalmente al coronavirus del raffreddore, ce lo prendiamo tutti, ma il virus si è adattato, noi ci siamo adattati e viva Dio, non si muore di raffreddore. Allora, con questo cosa ti voglio dire? Che è probabile, ma questo non è che lo dico io, lo dico perché ho studiato quello che dicono gli scienziati, gli immunologi, gli infettivologi. Allora, loro pensano che prima o poi il virus dovrà cercare un adattamento e anche l'uomo, l'essere umano, cercherà di adattarsi al virus. Allora, in questo bisogno di entrambi, di trovare un equilibrio, probabilmente ci sarà la soluzione. Oggi il virus è così virulento probabilmente perché chiaramente chi ha un anticorpo verso questo virus? Nessuno. E infatti tutti i soggetti anziani poco immunocompetenti se ne vanno perché non hanno una capacità immunitaria di rispondere. Il giovane già no, i bambini già no, eppure anche i bambini si sono ammalati. Questo potrebbe significare che con l'andare del tempo, magari l'anno 21, diventa una malattia normale. Allora chiedevo, andare a un ristorante cinese o giapponese... Che grazie, poi buon appetito, no, a me piacciono i rinvoltini, vabbè. No, c'è comunque, a parte begli scherzi, c'è comunque un rischio... Oggi come oggi? Assolutamente no. Negli alimenti, oggi, non so, no. Magari alimenti provenienti dalla Cina, non lo sappiamo, non lo so. Ma no, guarda, non credo che tu vai a mangiarti un pipistrello, no? No, no. Penso no. Non credo proprio. Quindi qua c'è una cucina adattata, non credo. Poi in cottura comunque immagino che... Anche in cottura non credo che ci siano dei problemi, poi nella cottura dell'alimento, ogni virus ma proprio no, disattivato. Ecco, gli alimenti cotti non hanno problemi. Non c'è problema. Passatelo, guarda avanti che c'è una mezza passata. Elena, passa a lui. Sì, posso. No, Maria, per quanto riguarda la provenienza, io non sarei così tranquillo, perché è un po' limitativo il fatto di provenire dalla Cina. Perché sappiamo che i voli ormai non sono tutti voli diretti, e anzi i cinesi utilizzano spesso scali intermedi, Addis Ababa, Dubai. Quindi se una persona, un nostro paziente, dice da dove viene? Da Dubai, ciò non toglie che abbia viaggiato insieme a un cinese. E quelli che sono stati isolati in Francia, probabilmente nel volo hanno contagiato anche altri. Quindi stanno facendo attualmente i controlli, per esempio a Parigi, proprio ieri, dicevano, voli provenienti dal Portogallo vengono controllati ugualmente, non solo i voli dalla Cina, perché i cinesi ormai trovano tutto il mondo, io quando vado in giro li trovo dappertutto, e fanno questi scali. Quindi quando il nostro paziente, basta che ha viaggiato, secondo me, se hai viaggiato sei già nell'attenzione. Ma verosimilmente quando però, l'OMS si decide a emanare cose, passeremo però noi i nostri pazienti, se ci arrivano da Addis Abeba, che magari vengono dalla vacanza, che ne so, in Madagascar,
anche loro sono da attenzionare, perché sì, potrebbero aver incrociato... Teoricamente tu hai ragione, al momento... No, io dico quello che dobbiamo fare noi. Al momento, no. Certo, non sono linee guida dell'OMS. No, perché non ci sono segni di allarme nei principali aeroporti, e tieni presente che la gran parte dei voli provenienti dalla Cina verso aeroporti internazionali sono tutti... Volevo dire una cosa. No, volevo un attimo finire, devo rispondere a Mauro, ma c'è stato un attimo di cosa. Quindi Mauro, sono tutti voli che dovunque ormai stanno testando e screenando, dovunque. Quindi questo ci garantisce una certa... E poi i voli internazionali dalla Cina sono crollati, sono crollati. È chiaro che nel frattempo può essere sfuggito qualcosa, ma per forza, vedi, è sfuggito a loro stessi, quindi figurati, qualcuno è già sfuggito e sfuggirà. Lo so, la bravura sta poi nelle manovre di contenimento, quanto sei abile e capace a fronteggiare il caso e i suoi contatti. Voglio chiedere un'altra cosa riguardo al coronavirus, diciamo, su questo probabilmente ne sappiamo poco, ma la resistenza nell'ambiente dei coronavirus in generale? Non lo sappiamo ancora. Coronavirus dipende, perché alcuni virus riescono a sopravvivere sulle superfici dure tanti giorni, infatti la disinfezione andrebbe attuata di continuo. Vabbè, questo negli ospedali, nelle strutture sanitarie, ma io inviterei un po' tutti a curare maggiormente, basta una soluzione idroalcolica e disinfetti le superfici dove si tossisce, dove la gente appoggia le mani. Vabbè, ma questo, guarda, io normalmente lo facevo anche in corso di influenza, mantenere il più possibile il tavolo pulito, no? Quindi questo lo consiglierei comunque. Non si sa ancora quanto è capace di resistere questo coronavirus sulle superfici. Io penso però che un po' di resistenza ce l'ha, di sopravvivenza, però ancora un'altra domanda che non si sa. C'era Francesco, se non mi sbaglio, anche. No, non avevi alzato. Ah, forse. Considerando le poche conoscenze, volevo sapere, ma chi ha fatto il vaccino dell'influenza, magari anche più anni, è in qualche modo più protetto, anche se non è specifico? Perché no. Comunque, voglio dire, il sistema immunitario non è che è proprio super specifico col virus, eh? No. Zero proprio, uguale. Certamente, la popolazione dei vaccinati, dicono comunque di vaccinarsi per l'influenza, lo stanno dicendo anche in regioni dove, nella stessa Cina, stanno dicendo vaccinati. Ma se lo dicono ci sarà, visto ma che... No, questo lo sai perché? Per togliere di mezzo una diagnosi differenziale in più, quindi vaccinati perché almeno so che non è l'influenza, quindi per togliere di mezzo un indagato. Bene? Grazie. Volevo fare un appunto perché un collega ha segnalato che incominciano ad esserci problemi all'interno degli studi nei confronti proprio della popolazione cinese. È stato No, se te lo dico perché c'è stata una segnalazione. È stata una segnalazione che gli ha dato su una delle chat, no? E quindi ovviamente fare attenzione a questo, perché è molto facile che ci possano cominciare a succedere queste cose. No, pure a Roma. E le chat sono romane. No, quindi fate attenzione a questo, ovviamente. Se accade una cosa del genere, informate bene i pazienti su quello che è, perché è difficile riuscire a fare una campagna riguardo a questo, perché non puoi andare a dire ai singoli cittadini che ognuno di noi deve fare come meglio crede. Questo l'ho detto anche oggi in pubblico e lo dirò completamente anche adesso in registrazione. Se ci avete qualcosa da dire su questo, insomma. No, la discriminazione non ha senso. In questo momento non ha veramente senso.
cioè potrebbe essere ammalato appunto. Io mi guardo dal cinese e poi mi arriva dalla Francia o dalla Germania, cioè non è lì, non è così che si fa la prevenzione. La prevenzione si fa rintracciando il caso, contenimento del caso, rintracciamento dei contatti e isolamento dei contatti. Così si fa, per 14 giorni. Non, discriminare è una cosa veramente senza senso, no? Non protegge nessuno discriminare, non è che se non facciano arrivare... Possiamo fare una battuta molto semplice. Alle brutte ci citofona Salvini, stiamo a posto. Ah, ah vabbè, diglielo va, diglielo. Vabbè, comunque insomma, stiamo tranquilli e vediamo come andranno gli eventi.